Innanzitutto, grazie di essere intervenuti così numerosi a questa iniziativa. In questo momento ci sono già la bellezza di più o meno 110 persone collegate e questo numero aumenterà, quindi evidentemente questo è un ottimo segno del fatto che nonostante quello che si possa dire rispetto a un Aikido un pochino in crisi, in realtà l'Aikido è vivo più che mai e questa è una bella dimostrazione di questa passione, di questa voglia che condividiamo. Vi dico solo che nelle giornate, in questo pomeriggio e domani mattina, ci saranno degli interventi che sono caratterizzati da essere interventi un pochino più discorsivi e teorici e interventi pratici che si alterneranno tra di loro. Quindi ci sarà una prima lezione teorica adesso, poi ci sarà una lezione pratica fra un'oretta tenuta dal maestro Giovanni Desiderio e poi ci sarà un'altra lezione un pochino più teorica a cura del maestro Giancarlo Giuriati e così nella giornata di domani. Partiamo con una lezione teorica, poi una lezione pratica e poi di nuovo un momento teorico e anche di condivisione del lavoro che faremo insieme questo weekend. Vi annuncio che tra di voi c'è uno staff di persone che è stata nominata admin, quindi loro sono le persone incaricate a dare una mano a me e al resto della Commissione Tecnica Nazionale nell'organizzazione dell'evento. Quindi durante l'evento, l'intero evento, qualsiasi cosa del quale voi abbiate bisogno, potete scriverlo in chat, non potete per adesso sbloccare il vostro microfono. Però per qualsiasi comunicazione che avete bisogno, voi non fate altro che scrivere in chat e un admin verrà a darvi una mano per darvi delle indicazioni o anche nel caso in cui non abbiate capito qualcosa, vogliate fare delle domande, scrivete tutto in chat e questa chat viene controllata dal gruppo di admin che sono più o meno una decina, quindi insomma ci sono molte persone che si sono suddivisi il numero di partecipanti in modo tale da poter offrire supporto a chiunque abbia dei problemi con il microfono, con la telecamera, con il rinomino dell'account che serve per fare l'accredito, quindi per controllare le persone che si sono controllate. Scusate, io nel frattempo ricevo delle indicazioni dalla regia. Ok, molto bene. Dicevo, quindi questo è un pochino quello che accadrà. Fatevi dare una mano. Esiste una modalità di alzare la mano digitale nel toolbar dove potete alzare la mano e gli admin vengono da voi, oppure potete scrivere in chat. Quelli sono due modi buoni per dire ho bisogno di supporto, di assistenza, anche solo voglio fare una domanda. Per una questione diciamo di dimensione dell'evento, non si potrà interrompere facendo degli interventi ciascuno, almeno oggi, poi domani invece potremo parlare un pochino di più. Per cui scrivete tutto in chat, ok? Allora, quello che faremo quest'oggi insieme, almeno per quello che mi riguarda, sarà esaminare un attimino una parte che penso che interessi a tutti noi piuttosto da vicino, a tutti noi sia come praticanti che come insegnanti. A seconda del nostro grado, della nostra qualifica, della nostra esperienza. Ah, tra l'altro, prima di iniziare, ci sarà il presidente Falcone che verrà a farci un saluto e prima ancora di accoglierlo arriverà a momenti e quindi io mi interromperò per permettere al presidente di fare il suo saluto. Volevo ringraziare sentitamente il presidente Marchetti che è qua con noi in questo momento e al quale chiedo se voleva anche solo dire una parola, chiedo agli admin di sbloccare il
il microfono del presidente, poiché questo seminar online è stato reso possibile grazie al comitato Fil Campiemonte Valle d'Aosta, che ci ha reso disponibile la piattaforma Zoom sulla quale in questo momento stiamo trasmettendo. Quindi Fabrizio, se mi hai sentito e se puoi parlare e vuoi anche solo dirci ciao, mi noi senti? Siamo qui. Sì, bene, grazie Fabrizio. Allora, ciao, buongiorno, vi abbraccio tutti quanti e con grande piacere che do il benvenuto a questa riunione, perché veramente sono tanti, leggo dai numeri 111, vuol dire che l'Aikido sta crescendo anche nella nostra federazione. Devo ringraziare soprattutto anche perché si sta chiudendo questo quadriennio, un quadriennio che si chiude sicuramente non come avremmo voluto, perché siamo ancora sotto il pieno effetto della pandemia, ma vorrei ringraziare la commissione nazionale, quindi Marco Rubatto, Giancarlo Giuriati e Giovanni Desiderio, che in questi 4 anni si sono operati per la crescita dell'Aikido, ma sicuramente la grande opera, il grande risultato che ha avuto l'Aikido in questo quadriennio non è soltanto opera della commissione, ma sicuramente opera di tutti voi. Io dico che la partenza è sempre dalla base, dal territorio, e quindi un grande risultato si ha soltanto se si forma una grande squadra. Soltanto una grande squadra può dare dei risultati, e in una squadra, ricordatevi, sono tutti importanti, non c'è uno di più, uno di meno, perché va a comporre quel puzzle che serve per la crescita di tutto il movimento aikidistico. L'Aikido, io continuo a dire, è sottovalutato rispetto a quello che è, e quindi noi bisogna far di tutto perché l'Aikido assuma e prenda quella posizione effettivamente non solo come arte marziale, ma anche come movimento sportivo vero e proprio, perché io dico sempre: bisogna imparare a ginnasticare il nostro corpo con l'Aikido. Ecco, questo è importante, questo che mi ha portato sempre avanti in questi anni che lavoro nella federazione, per far sì che l'Aikido sia sempre in crescita. Chiaramente si chiude un quadriennio, come abbiamo detto, difficile, un quadriennio ancora che purtroppo è un anno che non ci vediamo, ci incontriamo solo tramite piattaforme, online, non abbiamo quell'elemento fondamentale che avevamo prima, il contatto, il vederci, il guardarci, il sorridere, no? Che noi siamo abituati a questo, a incontrarci nei parterre dei palazzetti, a darci uno sguardo. Però non dobbiamo demordere. Il mio messaggio è: noi vinciamo, e questo è importante, ragazzi. Dobbiamo rimanere uniti. Se rimaniamo uniti, noi vinciamo anche questa pandemia e risorgeremo ancora più forti di prima. Perché io lo so, dentro di voi, dentro il vostro cuore, c'è veramente questa forza di riuscita. Io termino qua, vi auguro veramente 2 giornate intense di lavoro, e mi raccomando, noi sicuramente ci ritroveremo in qualche parte di tutta Italia, e mi raccomando, insieme vinciamo. Grazie di cuore e buon lavoro a tutti. Grazie a te Fabrizio di essere stato qua con noi. C'è il presidente Falcone che ci onora della sua presenza. Vorrei che gli admin accendessero il suo microfono per permettere al presidente di fare un suo saluto. Grazie. Presidente, ci senti? Ecco qui. Pronto? Mi senti? Perfetto, ci sei. Grazie. Okay. Buonasera, grazie Marco, saluto Fabrizio Marchetti, non sono riuscito a entrare alle 15, avevo già un altro saluto per un'altra attività, l'MGA, che si sta svolgendo in contemporanea. Sono felice di salutarvi, di portare il saluto mio e di tutta la federazione, e condivido quello che ha detto Fabrizio, quindi, e soprattutto speriamo veramente che di lasciarci alle spalle, questo è un anno orribile, un anno terribile, e il 2021 speriamo anche le notizie che la scienza ci
ci lasciano ben sperare che probabilmente, insomma, riusciremo a risalire la china e a rifare l'attività e a vederci di presenza, soprattutto perché questo è la cosa che più ci è mancata in questi mesi, che da febbraio, da marzo ci vedono un po' chiuse all'interno delle nostre abitazioni e a sentirci solo attraverso queste piattaforme. Anzi, il mondo digitale è quello che magari ci ha veramente fatto fare un salto di qualità, anche alla stessa federazione, quindi anche i nostri corsi abbiamo dato un'accelerata a tutti. Noi forse eravamo un po' indietro da questo punto di vista e invece abbiamo attivato immediatamente, abbiamo recuperato il tempo perduto, abbiamo fatto accordi con la scuola dello sport per svolgere i corsi e della parte generale, ovviamente con il sistema online, con la piattaforma Teams della scuola dello sport. Abbiamo proprio inaugurato, chiuso un primo corso di secondo livello con la scuola dello sport, è stato veramente un successo e quindi è la strada che, ecco, in questo caso dobbiamo dire che il virus ci ha insegnato. Quindi sembra un paradosso, ma il mondo digitale ha avuto un balzo in avanti per così contrastare gli effetti nefasti del virus. Io ringrazio il presidente Rubatto per l'attività che ha fatto insieme a tutta la commissione. È un settore l'Aikido che considero particolare nel nostro ordinamento. Non fate attività agonistica, ma fate tante cose molto belle. E so che Fabrizio Marchetti è innamorato di questo mondo, me ne parla spesso, come l'Aikido potrebbe aiutarci a sviluppare sempre di più la nostra federazione. Momento difficile non solo per... Ti rubo 2 minuti, Marco. Va benissimo. Non è un momento difficile non solo per la società italiana, ma soprattutto per lo sport. Avete letto i giornali, leggete, sapete la difficoltà, il disastro, che io oserei dire, dello sport. Dal 2018, da quando l'onorevole Giorgetti con la legge di bilancio ha parlato di una riforma dello sport, questa riforma dello sport purtroppo non è giunta a compimento. È di recente il Consiglio dei Ministri non ha approvato l'intera riforma perché non era possibile, ha approvato solo una parte dei decreti proposti dal ministro, ne ha approvati 5. Quello più importante, il decreto che doveva sancire un po' il perimetro di competenza dei 3 organi importanti deputati alla gestione dello sport italiano, non è stato fatto. E questo è un disastro proprio per il CONI, soprattutto per il CIO. Il CIO ha chiesto al governo italiano di avere delle garanzie sull'autonomia del CONI, queste garanzie il governo ancora non le ha date e addirittura si parla che i nostri atleti potrebbero gareggiare a Tokyo sotto la bandiera del CIO. Questo sarebbe veramente una sconfitta per il movimento sportivo italiano. Speriamo che il governo, il presidente Malagò, il Consiglio nazionale il giorno 15 ci ha informato di questa situazione, ha consegnato al presidente Conte un dossier che speriamo possa riuscire nei prossimi giorni a sanare questa ferita. Ecco, diciamo che appunto il movimento sportivo italiano, che ha conosciuto, così giusto per ricordarvi, non c'è stato settore della società italiana non abbia avuto tante riforme. Incominciamo la riforma Melandri, la riforma Tremonti, la riforma Pescante, la riforma Lotti e la riforma Giorgetti per arrivare ai giorni nostri. E questa riforma purtroppo non ha portato poche cose, soprattutto questa ultima, che è intestata all'onorevole Giorgetti perché è stato lui col governo precedente a questo a instradarla e oggi purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Io colgo l'occasione per ringraziare la commissione, ringraziare voi tutti per il lavoro, l'attaccamento alla federazione. Ringrazio per l'opera che fa Fabrizio Marchetti, non solo come presidente del comitato regionale, ma come mio stretto collaboratore, mio personale amico, il quale ogni tanto, ecco, mi ricordo proprio quando parliamo dell'Aikido, si accendono gli occhi. Quindi questo è una cosa che ricordo sempre con simpatia. Colgo l'occasione a questo punto veramente per augurarvi intanto buon lavoro e soprattutto augurarvi un sereno e felice Natale a voi e alle vostre famiglie, sperando veramente in una specie di rinascimento che ne avremo bisogno proprio da partire dal prossimo anno per stare meglio tutti insieme nei valori della fratellanza e della solidarietà. Grazie a voi tutti e buon Natale e buon lavoro a voi. Grazie Presidente, grazie di averci donato il tuo tempo e di essere stato qua con noi per questo inizio di seminar. Vi dicevo, ora partiamo, entriamo nel vivo dei lavori che faremo insieme e ricordo a tutti che le sessioni saranno registrate e saranno poi messe disponibili online in futuro sui canali federali,